Signore e signori, buonasera e benvenuti all'appuntamento di questa sera. L'Associazione Forte di Bard vi presenta Ogni cosa alla sua stagione. Enzo Bianchi a colloquio con Michele Serra. Buona serata a tutti. Buon pomeriggio a tutti. A nome del Forte di Bar ho l'occasione particolarmente fortunata di essere qui con voi e in occasione dell'uscita del libro, come è stato annunciato, Ogni cosa alla sua stagione di Enzo Bianchi, edito da Naudi, abbiamo creduto opportuno di trasferirci ad Aosta, di fare in qualche modo un onore anche alla città, tenuto conto che pur tenendo nella dovuta considerazione il Forte di Bar, le sue iniziative, proprio per capienza abbiamo dovuto e creduto opportuno di essere qui ad Aosta e ci scusiamo malgrado tutto che non riusciamo a dare posto a tutti quelli che ce l'avevano in qualche modo chiesto. Il libro di cui stiamo parlando è primo nella classifica di Tutto Libri nel settore saggistica e soprattutto un racconto che è particolarmente brillante e che tiene in dovuta considerazione tutta una serie di aspetti, in parte autobiografico, in parte ripercorre la vita da bambino fino al momento in cui ha fatto una scelta di vita, ripercorre e soprattutto ci fa entrare nel merito di una serie di situazioni, ed ecco perché ogni cosa ha la sua stagione, e fa soprattutto dà la possibilità di entrare nel vivo di quella che era la vita di qualche anno fa, vedere i cambiamenti, vedere come le persone si traguardavano con quella che era un sistema di vita sicuramente molto cambiato rispetto ad oggi. È un libro in parte quindi autobiografico, di grande saggezza, che colpisce per la semplicità narrativa, ma al contempo per la profondità del linguaggio, che è una classica di Enzo. Un libro cui è impossibile non rispecchiarsi. Con Enzo abbiamo iniziato il cammino di amicizia alcuni anni fa, grazie anche al direttore a Cornero, che ha sovente la possibilità di frequentare Bose, quindi credo che abbia particolarmente la possibilità di conoscere Enzo, in occasione della mostra Verso l'Alto, in cui ci aiutò a raccontare lo stretto legame tra le altezze delle nostre montagne e il divino. Abbiamo poi deciso di lanciare insieme ogni anno un momento di riflessione su un tema specifico, i colloqui del Forte di Bar, un'occasione per confrontarci su temi di grande importanza, come lo scorso anno è stato il tema della ricerca di sé. Eccoci quindi qui, in un momento credo particolarmente felice, visto la vostra presenza qualificata, con un pubblico molto interessato a seguire questo incontro che avviene grazie anche alla presenza di Michele Serra, che ringrazio, giornalista che conoscete tutti, di grande talento, autore di programmi televisivi come Che tempo fa e Vieni via con me. Michele, che con la moglie Giovanna Zucconi ha fatto la sua presenza, è stato al Forte di Bar in altre occasioni, quindi abbiamo avuto il piacere di conoscerlo. Noi abbiamo quindi oggi l'occasione di avere questo incontro di grande spessore, avendo come tema di riferimento quello del libro e non solo, e poi verrà data anche la parola a voi per eventualmente porre alcune domande alla fine. Quindi io lascio a voi la parola. Grazie ancora.
comincio io. Per non sbagliare, comincio leggendo un breve brano del libro di Enzo, così se c'è qualcosa di sbagliato almeno è colpa sua. Descrizione della sua cella a Bose. Un letto, una sedia, un tavolo, un lume a petrolio, una stufa a legna. Per 15 anni è stata così, senza luce elettrica, senza servizi, spoglia e nuda. Anni in cui ho toccato con mano quanto sia difficile l'arte di abitare con se stessi. Quanto sia lungo l'apprendistato per imparare ad armonizzare lo studio e la preghiera, il lavoro e il riposo, la solitudine e la comunione. Lì ho capito che la passione della parola, della comunicazione e quindi della comunione richiede l'arte del silenzio e della solitudine. Ho capito la sapienza dei padri che dicevano cella continuata dulcescit, ovvero stare a lungo in cella addolcisce. Eppure quando oggi guardo la mia cella, così piena di libri e di carte che si accumulano, mi assale il dubbio del principiante che ricomincia ogni giorno l'avventura monastica. Forse qualcosa dell'essenziale di questo luogo, a me così caro, sta soffocando sotto il peso di carte che appannano il faccia a faccia con Dio e allontanano il dialogo con gli uomini. Sì, la cella mi ripropone costantemente la domanda essenziale. Che ne è dei miei giorni? Perché ho voluto cominciare leggendo questo brano? Perché, almeno per quanto riguarda la mia esperienza di lettore, questo brano spiega le ragioni profonde per le quali si legge volentieri Enzo Bianchi. Lo si legge perché si ha la speranza, la certezza, l'illusione che un monaco possa vedere le cose con una percezione del tutto speciale, una percezione di riflessione, di solitudine, una regola, parola bellissima, della quale avremo tutti un gran bisogno, magari non tutti della stessa, comunque di una regola avremo bisogno, che consente di mettere un pochino di ordine, no? Il titolo di questo libro, Ogni cosa ha la sua stagione, in fondo è un altro modo per dire ogni cosa al suo posto, è un tentativo di ricollocare i sentimenti, i valori, le persone, i rapporti umani, le esperienze in un luogo, in questo caso in un luogo cronologico. E ho letto il tuo libro, Enzo, mentre stavo tentando vanamente di finire di mettere a posto la biblioteca. Sono all'ottavo trasloco in 10 anni, questo vi farà capire perché l'argomento dell'ordine e della regola mi sta particolarmente a cuore. E sto faticosamente mettendo in ordine una libreria con molti libri, anzi aggiungo, adesso che me li ripasso in mano uno dopo l'altro, con troppi libri. E il dubbio per moltissimi di questi volumi è sempre, ma perché l'ho tenuto? Perché non l'ho regalato? Perché tra l'altro questa libreria è così folta, sono quasi 20.000 libri, non perché sia così facoltoso, né io né mia moglie, da poter comprare tutti questi libri, ma perché ce li mandano per il lavoro che facciamo, quindi molti dei libri che abbiamo, i libri comprati si sa, sono scelti. Poi arrivano anche molti altri libri. E questo riguarda poi l'esperienza del trasloco in generale, quasi sempre la mia impressione è di avere tenuto troppo, cioè di non aver saputo scegliere, di non aver saputo selezionare. Il trasloco in fondo è una espiazione, però è anche una grande occasione, perché io butto via camionate di cianfrusaglie, di cose inutili, e questo buttare via mi dà una enorme soddisfazione. Questo vi farà capire perché, leggendo la descrizione della cella di Enzo Bianchi, un letto per dormire, una stufa per scaldarsi, un tavolo per scrivere, un motto di invidia, anche di sgomento, devo dirti, perché poi insomma non voglio fare l'aspirante monaco, penso che sarei cacciato dopo poche ore, perché direi dove metto il televisore a 46 pollici? E tu mi diresti, ma qui nessuno ha il televisore, dico vabbè, allora ne riparliamo la prossima volta, quindi voglio dire,
Invidia e sgomento. Invidia senz'altro perché la misura di se stessi, dei propri pensieri, delle proprie riflessioni è qualcosa a cui tutti aspiriamo. Faticosamente, confusamente, e non c'è dubbio che la descrizione di una cella come quella di Enzo Bianchi, con l'ulteriore aggiunta che ti sembra che le carte e i libri siano troppi e che quindi ti possano confondere, e stiamo parlando di sole carte e sole libri, fa venire voglia di leggere il libro sapendo di poter contare su un punto di vista che non è più il nostro, su un punto di vista che fa della ricerca dell'essenziale contemporaneamente un mezzo e un fine, contemporaneamente un mezzo e un fine. E sempre mettendo a posto la famosa, amata, adorata e maledetta libreria con troppi libri di cui vi parlavo prima, mi è capitato di leggere proprio ieri, prima di venire qua, un brevissimo racconto, reportage, sul Tempio di Apollo a Delfi, nel quale si dice una cosa che più o meno tutti sappiamo, cioè che c'è una scritta celeberrima che dice conosci te stesso, ma io non sapevo, e l'ho scoperto ieri, che a fianco a quella scritta c'è un'altra scritta che dice il troppo è niente. Conosci te stesso e il troppo è niente, in abbinamento, in accoppiata, in dialettica tra loro, secondo me sono due, neanche massime, sono di più, sono due criteri che mi hanno fatto profondamente riflettere, perché penso che sia vero che il troppo è niente e penso che sia tanto più vero oggi nelle nostre vite, nelle quali è molto complicato trovare il discrimine tra ciò che ci nutre e ciò che ci ingrassa, tra ciò che ci serve e ciò che ci opprime, tra ciò che davvero urge e ciò che è soltanto assillante o petulante, quindi tra quelli che sono le necessità fondamentali e l'incombente superfluo che tra l'altro ci siamo anche cercati, no? Non è che possiamo accusare sempre gli altri. Se ci manca criterio e se ci manca misura, probabilmente è anche colpa nostra che non abbiamo saputo trovarla. Ecco, io ti leggo, Enzo, nella speranza che tu raramente deludi, di trovare una misura, di trovare un criterio. Adesso che mi hai descritto la tua cella, spero che tu non abbia imbrogliato, che tu non abbia un enorme televisore digitale sopra il letto, perché in quel caso interromperei i nostri rapporti, ma adesso che so che tu scrivi, lavori, pensi in questa essenzialità, ti leggerò ancora più volentieri, perché pur scrivendo anch'io di mestiere so che non riuscirei mai a partire da quel punto di vista e quindi ad avere il tuo stesso sguardo. Questo era il breve preambolo di quello che volevo dire. E adesso tocca a te. Grazie. Permettetemi, prima di entrare in dialogo, di fare un ringraziamento. Un ringraziamento all'onorevole Augusto Rolandin per la sua presenza, la sua presentazione, ma anche per davvero l'amicizia che ci permette per molti aspetti anche una collaborazione a livello culturale. E di questo sono veramente fiero e grato. Un grazie al dottor Gabriele Accornero, perché ogni iniziativa che fa la fa davvero con passione, la fa con un interesse culturale in cui si vede anche proprio tutta la gratuità della sua devozione. E un grazie a Michele Serra. Molti magari penseranno che io e Michele Serra ci frequentiamo. Non è assolutamente così,
ci siamo, credo, incontrati poche volte, 3 o 4. C'è da parte mia molta stima per lui, per la sua intelligenza in comunità. È vero che leggiamo quando scrive, è vero che stimola sempre con alcune osservazioni, direi, davvero che servono alla polis, ispira la nostra ricerca. E vi confesso una cosa che magari scandalizzerà molto, ma che ho detto in alcune conferenze, Michele Serra non la sa neanche, ma credo che gli farà piacere. Voi sapete che io vivo una vita anche ecclesiale, sono un monaco, ma ho detto già in alcune conferenze che le cose più intelligenti su Gesù Cristo lo scorso anno le ho sentite da lui e da Scalfari, due persone che si dicono non credenti. Non ho trovato tra i credenti e tra i cristiani persone a dire cose intelligenti come hanno detto loro su Gesù Cristo. Questo vi dice la mia stima e vi dice perché sono contento che sia lui a intervistarmi su questo libro. L'ho detto che tu non c'eri, non lo sapevi, ma devo confessarlo e quindi lo confesso. Detto questo, devo dire che quando Michele Serra parlava del trasloco, forzatamente in me si muovevano tante cose. Parto dalla prima. Noi monaci abbiamo una cella. È l'unica cosa che possiamo dire, ecco, non abbiamo certo il titolo di proprietà, ma è l'unica cosa che davvero possediamo, perché tutto il resto è comune. La nostra vita è sempre in comune, la nostra vita poi è cenobitica, ci alziamo tutti alla stessa ora, poi insieme a un certo punto siamo per pregare in chiesa alla stessa ora, insieme facciamo colazione, poi i lavori, sì, qualcuno insieme, qualcun altro invece fa un lavoro più solitario e soprattutto chi fa un lavoro intellettuale, poi i pasti sono insieme, quella che è ricreazione, se volete, insieme, quel poco tempo. La cella diventa per noi qualcosa di fondamentale. È il posto per abitare con se stessi. È la cosa che ci viene data quando entriamo in una comunità. Ecco, questa è la tua cella. E nella cella si trova sempre per tutti un tavolo, un letto, un piccolo scaffale. Non tutte le celle hanno dei servizi, anzi pochissime sono gli ospiti che hanno eventualmente ciascuno il proprio servizio. In comunità normalmente i servizi sono al piano, quindi servono 4 o 5 celle, quindi c'è solo proprio quella cella. E in quella cella ci viene data una Bibbia e il libro dei Salmi, della preghiera della comunità, nient'altro. Certo, ognuno si porta da casa qualche abito per la stagione, si porta con sé qualche libro, ma attenzione, in cella non si può fare la biblioteca. C'è una biblioteca comune straordinaria, la comunità di Bose ha la biblioteca più ricca che ci sia di tutto il Piemonte a livello religioso, sono 120.000 volumi, una cosa straordinaria che non hanno nessun seminario e neanche la Facoltà Teologica di Torino così ricca, con tutti i libri dell'Antichità dei Padri in greco, le grandi collezioni in greco, in siriaco, in latino, in ebraico, abbiamo effettivamente tutti, ma in cella no. Abbiamo diritto ad avere quei 2 o 3 libri sui quali lavoriamo e forse quei 5 o 6 libri, 10, che sono i libri che proprio affezionati ai quali torniamo. La cella è così, deve essere, come dicevano gli antichi, una fornace.
veniva chiamata la fornace di Babilonia. Sapete, nella Bibbia, quell'immagine in cui i tre ragazzi sono gettati nella fornace. La cella è questo, perché è davvero un luogo difficile. Si entra, c'è il silenzio, si è soli. Nella cella non viene mai nessuno, non può entrare nessun altro della comunità. Attenzione, noi in cella non ci ritroviamo mai. Non è che un mio fratello può venire nella mia cella o io posso andare nella sua. Se lo chiamo, si bussa, si sta fuori, l'altro esce anche solo per parlare 10 minuti. La cella diventa per noi un luogo in cui noi stiamo con noi stessi, in cui, come entriamo, permettetemi di dire, i muri ci fanno le domande. E la prima domanda: perché sei qui? Perché sei qui? Se tu sei arrivato a fare il monaco da qualche mese, se tu sei qui da 40 anni, perché continui a stare qui? Qual è la ragione che ti fa stare qui? E poi la mia esperienza, parlo più di me, perché io ho dei fratelli molto, molto più bravi di me. La mia esperienza è che in questa cella arrivano libri, arrivano fotocopie, ci sono ritagli di giornale. E voi sapete, non è che eventualmente ci sono solo quelli perché si deve scrivere un articolo, si accumulano, ci sono. La cella finisce per riempirsi. Certo, nulla di straordinario, libri, fotocopie di articoli o di scritti, però si accumula. E a un certo punto si ha la sensazione di essere ingombrati dalla carta, dal materiale. E nonostante questo, l'accumulo cresce. Allora è regola dei monaci che dopo un po' di anni uno cambia cella. Deve fare trasloco. E attenzione, non per quell'idea che alcuni si fanno, perché uno non si affezioni neanche alla cella, perché sapete, affezionarsi a quattro muri che sono sempre gli stessi non sarebbe poi un amore così, così lussurioso, provate a pensarci. Ma il problema è che le cose si accumulano. Allora da noi è anche regola, io vi devo dire, non l'ho mai fatto, ma che una volta all'anno il priore, la priora per le sorelle, dovrebbe andare nelle camere, presente il fratello e la sorella, vedere cosa è essenziale e buttar fuori dalla camera tutto quello che non è essenziale. Puoi mandarmi il tuo priore o un priore a caso? Io a l'ho casa mai mia. Fatto, vi devo dire, l'ho mai fatto. Però è vero che quando lo si dice, guardate che è la settimana in cui si può passare, quindi mettete fuori dalla porta, allora i giorni successivi fuori dalla porta tre maglioni, perché magari i genitori, la nonna ha paura del freddo della serra, gli manda un maglione, poi non si accorge che in un anno il maglione non è ancora buono, un altro maglione l'altro anno, allora escono fuori maglioni, calze, libri, e insomma, e uno si spoglia e riparte. Questo è il trasloco, vedi? C'è anche addirittura una spiritualità del trasloco. Come no? Io ricordo un giorno un grande insegnamento che mi ha dato un monaco del Lato, il quale mi ha detto: tu, quando sei andato a Bose, che cosa avevi nella tua cella? Ho detto: un letto, un tavolo, un Vangelo e una croce, un crocifisso. E lui mi ha detto: e c'hai ancora le stesse cose? Molte di più. Mi ha detto: sta attento che non sarai un bravo monaco, perché se sei un bravo monaco non devi neanche più avere né il Vangelo né la croce, perché il Vangelo deve essere tu andando avanti un Vangelo vivente, e non hai bisogno di un libro sulla tavola. Sii tu un Vangelo in carne ed ossa, e quando muori basta il letto su cui stai,
e se non c'hai il letto anche per terra, ma niente di più. Fu una lezione, se volete, di questo massimalismo tipico dei monaci del Monte Athos, però è un avvertimento, questo credo riguardi tutto, non solo i monaci, che noi dobbiamo fare una grande resistenza perché le cose non ci anneghino. Molte cose ci annegano. Tutti, guardate, tutti. Non pensate che in questo siano esenti i monaci e non pensate che le cose dei monaci non riguardino tutti. A un certo punto noi accumuliamo, ci abituiamo a tante cose, queste ci annegano, non ci lasciano più la libertà. Faccio un caso. Se io una sera che esco e che sono a dormire fuori, e se io sto male perché non ho la televisione quella sera, significa che io ho perso una grande libertà, che io ho una schiavitù di non essere più capace di trarre una serata senza dei messaggi, senza un eccesso di comunicazione, non fosse altro quanto si dice, ma almeno il telegiornale. Ma c'è anche un eccesso di comunicazione, secondo me, che dovremmo chiederci, ci giova davvero? È proprio necessario? O interrogarci sulla massa delle informazioni che intanto noi non riusciamo a metabolizzare, non riusciamo ad assumere, sono troppe. Queste non rischiano di spegnerci l'esercizio dell'intelligenza, delle domande? Il sentire, ad esempio, dentro di noi la voce della coscienza. Permettetemi di dirvi questo, per credenti e non credenti. Credenti dicono che vogliono sentire la voce di Dio, ma insomma, Dio intanto anche i credenti non lo vedono, non vedranno mai il suo volto se non al di là della morte. E quando uno dice sente Dio, è come un non credente che dice io sento la mia coscienza. Ma questo esercizio di sentire la verità che ci abita tutti, di sentire le vere domande, quelle domande così semplici, da dove vengo, dove vado, chi sono davvero gli altri per me, che cosa mi sta più a cuore nella vita? Pensate solo a questa domanda. Come possiamo vivere senza porci questa domanda? Che cosa davvero mi importa nella vita? Mi importa l'amore che vivo con la mia donna, con chi condivido un'avventura d'amore? Mi importa invece apparire? Mi importa eventualmente il potere, il denaro? Queste sono domande alle quali non dobbiamo sfuggire se vogliamo avere una vita consapevole, veramente umana e che abbia uno sguardo vero, autentico sugli altri. Io temo che il momento attuale sia un momento ricco, pieno di barbarie. Davvero mi fa paura questo momento verso il quale andiamo. Diceva Michele prima, ormai mi dicono fino a quando durerà per strada, ma anche a me dicono, ma fino a quando durerà? Fino a quando? Ma continuerà ancora così? E la domanda è una domanda alla quale io rispondo, non abbiamo ancora toccato il fondo, aspettate ancora un po'. E già 3 anni fa qualcuno mi diceva, ma come? Più in basso di così? Arriveremo più in basso di così? Perché non ci sono segni di voler fare un altro cammino. E la mia paura è che stiamo andando verso situazioni in cui addirittura sarà possibile l'aggressività, la violenza. Io non sono affatto ottimista, perché ormai gli animi sono esasperati, ormai sembra che l'odio nutra troppe persone e che ci sia chi fa a gara perché l'odio aumenti, perché si insinui e finisca poi per esprimersi, e ci vuole un momento, attenzione, non pensate mai che
quando c'è qualcosa che esplode sia preparato. A un certo punto l'oggi esplode, ci dovrebbe essere di insegnamento quel che avviene nei paesi arabi. Ancora l'altro ieri facevamo dei discorsi su di loro degni di chi ha nessuna intelligenza, nessuna coscienza e sembra proprio essere semplicemente intontito. Di colpo Tunisia, stanotte è iniziata l'Algeria, lo sapete, Egitto, continueranno. E guardate che quella situazione cambia la geopolitica del mondo ormai. Il mondo cambierà in pochissimo tempo. E per fortuna in Egitto per ora la violenza non si è fatta vedere. Vedremo se questo sarà possibile in tutti i paesi arabi. Ma ci vuole pochissimo per cambiare situazione e arrivare alla violenza. Quando le situazioni degenerano e sembrano cielo chiuso e non sembrano favorire degli sbocchi, la barbarie assume questi tratti. Allora io dico, bisogna che resistere interiormente, ciascuno di noi, con un esercizio alle vere domande, che ci permettano una convivenza, perché ciò che davvero è minacciato oggi è la convivenza, è la polis, è il poter dire insieme vogliamo qualcosa. Non siamo più capaci di dire lo vogliamo insieme. Ognuno vuole quello che vuole lui, in una egolatria, in un individualismo che non permette nessuna società. Dobbiamo davvero vigilare su questo e credo che l'esercizio del trasloco sia davvero un esercizio da fare. Chiediamoci cosa ci importa davvero, cosa davvero dobbiamo tenere accanto a noi come strumento, non perché sia un oceano che ci fa annegare e ci soffoca di tante cose. Leggendoti, sentendoti parlare, mi viene un dubbio su me stesso, che, del quale ti rendo partecipe. Il dubbio è che, soprattutto quando si è vissuti un po' di anni, insomma, si comincia ad aver accumulato un certo numero di esperienze, anche un certo numero di delusioni, c'è una tendenza quasi, insomma, più che psicologica, addirittura biologica, a guardare indietro, cioè a pensare che in fondo quell'ordine che abbiamo perduto una volta c'era. Tu scrivi delle cose bellissime in questo campo, per esempio nel tuo libro c'è un rimpianto per la tavola proprio come luogo del convivio, no? Quando c'era la capacità di condividere il cibo, di condividere anche la parola, oltretutto il vantaggio, e tu lo scrivi, è che quando uno aveva la bocca piena non poteva parlare, quindi era costretto ad ascoltare gli altri. Quindi, insomma, il condividere il cibo è anche una maniera per dividere anche l'ascolto. Insomma. Nei tuoi libri c'è spesso un riferimento a un passato forse più povero ma più armonioso. In quello che scrivo non ho tanti anni meno di te, ma qualcuno sì, comunque mi rendo conto spesso mentre scrivo che devo difendermi dalla tentazione di rievocare, non dico un'età dell'oro, ma insomma di rievocare momenti della vita comunitaria, collettiva di questo paese, che mi sembravano migliori proprio perché c'era maggiore condivisione, no? In un'intervista che ho fatto un paio di settimane fa, un mio carissimo e vecchio amico che è Eugenio Finardi, qualcuno di voi lo conoscerà, è un cantautore storico, mi ha detto: sai perché non sono felice? Dico no, perché? Perché non si può essere felici se non ci si sente parte di una comunità.
frase che trovo molto profonda, insomma, detta da una persona che non fa il monaco ma fa il cantante rock, e che però mi ha toccato, cioè la condivido. Insomma, se dovessi dire che cosa mi manca in questo momento e che cosa penso manchi ai miei figli, per esempio, che sono sui 20 anni, beh, sicuramente a loro manca moltissimo, anzi forse a loro manca di meno, perché è un'esperienza che non hanno fatto con la profondità con la quale abbiamo potuto farla noi. Ecco, effettivamente non si può essere davvero felici se non ci si sente parte di una comunità, è una frase giusta e importante. Però ecco, la televisione, tu scrivi, Enzo ha soppiantato il focolare, ha reso più difficile la conversazione, quindi per questo ti dico, io però una piccola eccezione alla regola potreste farla, perché io la terrei spenta sempre, la accenderei solo per vedere le partite dell'Inter, quindi possiamo vedere e discuterne. Vabbè, a parte questa breve parentesi, voglio dire, non dipenderà anche dalla nostra età questa sensazione che le cose perdute siano più di quelle che ci attendono, no? Che le occasioni sprecate siano più delle occasioni che ci saranno. Io delle volte, parlando con i miei figli, anche con i figli di mia moglie, è come se dovessi innestare il freno a mano, perché ho proprio paura di essere invadente, noioso, dicendogli, dandogli delle brutte notizie, insomma, cioè scaricando sulle loro spalle un peso che in fondo è solo mio. No, perché deve essere loro, perché devo dire a loro, ah, ma una volta si stava tutti a tavola a parlare, adesso guardate come siamo, cioè io sto mangiando la minestra, un altro sta su Facebook sul divano, un altro fa un'altra cosa ancora, eccetera, quindi fortissima dispersione dei rapporti, però si hanno anche delle lezioni a volte. Per esempio, un paio d'anni fa il figlio di mia moglie, adolescente, era nella sua tipica postura, stravaccato sul divano, quindi orizzontale, e aveva la televisione accesa, stava digitando degli sms sul telefonino e stava su Facebook sul computer e, secondo me con spirito beffardo, aveva un libro di scuola aperto sulla pancia. E io mi è venuto, passando e vedendolo così interconnesso, gli ho detto la tipica cosa, mi sono reso conto a posteriore che è proprio una frase da vecchio, è come quando mio padre mi diceva, ma perché porti i capelli lunghi, i capelli gli uomini devono portarli corti, vabbè. Gli ho detto, ma scusa, ma cosa stai facendo? Lui, senza alzare lo sguardo dai suoi 12 schermi piccoli, grandi e medi, quindi senza guardarmi, però avendo perfettamente colto il senso della mia domanda e continuando a fare gli affari suoi, mi ha risposto, è l'evoluzione della specie. Allora, sì, fa ridere, però quello che voglio dirti, Enzo, non è che c'è effettivamente l'evoluzione della specie e noi non abbiamo i parametri per capirla. I barbari, i famosi, magari ne sanno più di noi, o magari troveranno un loro criterio differente dal nostro. Ecco, io ho questa esitazione, cioè ho paura, pensando a me stesso scrivente nei prossimi anni, ho paura di diventare brontolone, nostalgico, acre, amaro, e ho paura di confondere, a proposito di ogni cosa ha la sua stagione, ho paura di confondere la mia stagione biologica con la stagione del mondo, che probabilmente ne ha una propria. Ma queste domande non solo sono serie,
ma sono domande alle quali è veramente difficile rispondere con certezza. Io tento, ma vi suggerisco alcune vie per avvicinarci di più, per quanto è possibile, al reale. Alcuni dati. Il primo: è vero per tutti e sempre che più ci si avvicina all'anzianità, meno si ha comprensione della situazione che caratterizza invece quelli che hanno 30, 40, 50 anni in meno di noi, cioè le generazioni che si affacciano. L'abbiamo patito sulla nostra pelle, i nostri nonni, vi ricordate, vi dicevano: ai miei tempi, poi è venuto mio padre, ai miei tempi, e verrebbe anche a me di dire ai più giovani: ai miei tempi. Questo è qualcosa di reale che dobbiamo accettare, perché forse anche la nostra uscita dalla scena di questo mondo è bene che avvenga così. Per essere realisti, avviene perché noi non abbiamo più la capacità di star dietro a tutto il fiume, al flusso della vita. Non ce la facciamo più. E allora finiamo per dire: non comprendiamo i giovani, ma ormai che tempi, avete presente. Quindi una ragione c'è e dobbiamo metterci in guardia. Io vi confesso che 5 anni fa ho insegnato da giovane qualche anno per vivere agli inizi della comunità, poi non ho mai insegnato in tutta la mia vita, ma Cacciari mi ha trascinato in questa sua folle avventura dell'università facendomi insegnare. Io, a dire il vero, posso dirlo, gli dissi di no assolutamente. Lui pubblicò su Repubblica che nel corpo professorale c'era anche Bianchi e a quel punto mi obbligò. E io per 5 anni, ho dato le dimissioni un mese fa, perché penso che sia giusto, ho fatto scuola all'università a Milano, al San Raffaele, dove ho avuto degli studenti straordinari. Ogni anno una 50ina di studenti che mi hanno seguito, che ho amato, i miei corsi erano pieni di questi giovani. Alcuni straordinari vengono ancora a sua Bose, ma l'ho fatto per dire: vuoi avere un contatto vero con i 20enni adesso? Vuoi ascoltarli davvero? Vuoi misurarli? Non solo quelli che vengono a Bose, che sono già una selezione, sono molti i ragazzi che vengono a Bose, ma trovarti in un ambiente completamente laico come un'università a Milano. E così ho fatto. E credo di aver imparato molto ascoltando, anche diventando amico di alcuni di questi studenti che mi frequentano ancora. E ho misurato ogni volta che dentro di me c'era effettivamente una forza di privilegiare i tempi miei rispetto ai loro. Ripeto, questo è un aspetto che coglie tutti. Diventando vecchi, più vediamo che la vita ci passa accanto, che noi non riusciamo a dominare questo fiume della vita, noi finiamo per salvarci dicendo: ah, no, non è più la mia, non capisco più i giovani, non li capisco, queste cose mi sono estranee. Ma è la maniera con cui ci licenziamo da questo mondo, sapete. Alla fin fine così ci è più facile accettare di morire. Se proprio ci piacesse davvero tutto e fossimo davvero protagonisti, più difficile sarebbe morire. Guardate che il nostro corpo ha una saggezza, io lo dico per i più giovani, gli altri che hanno la mia età lo sanno, pur amando vivere, ma insomma, è sempre meno difficile morire, perché ci sono tante cose che non ci danno più quella vita piena come quando avevamo 30-40 anni. Prima cosa. Seconda cosa da tener conto, Michele,
è effettivamente la tua generazione, ma soprattutto la mia, è stata una generazione rara. Poche volte nella storia è successo quel che è successo alla mia generazione, cioè di affacciarci a 20 anni quando nel mondo di colpo c'è un'apertura straordinaria a quella stagione dell'universalismo di cui viviamo adesso anche sotto la categoria della globalizzazione. E per chi era cristiano, permettetemi di dire questo, nessuno mi può contraddire, ma una primavera nella Chiesa andatemela a trovare nei secoli passati. Andatemela a trovare. Se uno viene a dirmi, e tutti gli storici sono concordi, che forse una primavera della Chiesa c'è stata sì e no tra il 1200 e il 1240. Nel frattempo 8 secoli di cristiani che si sono digeriti tutto quello che si sono digeriti e ha mai potuto pensare che il Vangelo poteva essere una speranza. Questa è la verità. E penso la mia generazione, quelli che non erano credenti e che non hanno visto le speranze della Chiesa, del Concilio, ma insomma c'erano le ideologie e non sono uno che è stato ideologizzato, io tutt'altro, ma che davano una speranza, un orizzonte comune agli uomini, pur avendo poi magari questo un volto di illusione e tutte le perversioni che sappiamo, ma c'era una speranza comune. Allora la mia generazione è una generazione che è anche tentata a volte dalla delusione, dal pessimismo, di dire abbiamo sognato invano, abbiamo sognato ciò che non ci può essere. E questo è un aggravamento della mia generazione. Infine, io credo, terza componente di questa risposta, una tentazione che viene e che oggi è diventata, secondo me, culturale, non ho il coraggio di dire per ora antropologica, diciamo culturale, ed è una tentazione di un gran cinismo. È inutile avere grandi speranze. Cosa speriamo? Un mondo migliore? Ma dov'è? È meglio che ognuno pensi a sé e che ognuno cerchi di fare la sua vita il meglio possibile. Permettetemi di dire e di ricordarvi, avete mai sentito persone della mia età, sopra i 60 anni, che dicono con molta innocenza, è uno di quei casi in cui si dice «Signora, perdona loro, non sanno quel che dicono». Perché sono le persone più normali e più buone che dicono in famiglia «Ah, finora ho pensato ai figli e agli altri, ma adesso devo pensare a me». L'avete sentito tante volte, ma questa è una sciocchezza. Per fortuna poi non lo realizzano. Ma se uno mettesse davvero in pratica «non penso più agli altri, penso a me», partecipa a quest'aria culturale che c'è attualmente, ognuno si deve fare i suoi interessi. Poi noi viviamo quest'aria in cui oggi c'è l'illegalità, non c'è nessuna etica, ma ognuno deve pensare a sé, faccia i fatti suoi, se dà danno agli altri se la vedrà, ma ognuno faccia quel che crede. Pensi a sé, alla propria realizzazione, alla vita felice, ad accumulare denaro. E questa ormai è l'aria che respiriamo. Non c'è bisogno di Benedetto XVI che continua a ripetere ormai la sua ammonizione contro l'individualismo, il soggettivismo, la dittatura delle emozioni. Il senso di non appartenenza, questi sono dati reali che vediamo. Quando prima ricordava Michele che questo cantante dice «io non mi sento parte di una comunità, di una collettività», è vero, oggi il senso di appartenenza non l'abbiamo più. È difficile avere il senso di appartenenza.
E allora in questo sfaldamento il rischio è più grave di avere nostalgie del passato. Io spero davvero di non dare questa idea col mio libro, perché il mio libro ricorda tante volte la violenza che c'era nelle famiglie. Io non ho nostalgia, non era un tempo idillico. Io vi posso dire che pur venendo da una famiglia buona, e non ho assolutamente nulla contro nessuno, né ciò dentro di me, non so, delle cose che devono uscire contro il padre, ma era normale che un padre della famiglia, quando entrava a casa la sera, permettetemi l'immagine, come i cani che devono ripigliare il loro territorio, avete presente come fanno a ripigliare il territorio? Il padre che tornava a casa in tutte le famiglie doveva pigliarsela assolutamente con la moglie, perché il pasto non era ancora pronto, perché non l'aveva fatto bene e perché i figli comunque avevano fatto qualcosa di male durante il giorno. Non avevano studiato, avevano fatto dei dispetti all'uno, allora lui sbollentava, partiva, qualche volta in qualche famiglia, nella mia no, un ceffone, una cosa l'altra. Poi si calmava, aveva preso possesso del territorio come i cani, beveva a tavola, era tranquillo. Questa era pura violenza delle famiglie. Io non credo che ci fosse una famiglia idillica. E la mia comunque non era sistemato bene, visto che mia madre è morta, ho avuto una matrigna e un padre che a un certo punto voleva partire, e io ho vissuto con questa angoscia di non trovarlo più al mattino, perché lui ogni tanto paventava di andare in Australia a trovare lavoro, visto la povertà, e che mi avrebbe lasciato coi nonni per non costringermi a una vita così. Non ho nessuna ideale o idillia né nostalgia. Io dico semplicemente che ci sono cose che sono ancora in nostro potere, Michele. La tavola. Io capisco bene che all'interno delle famiglie, perché vado raramente a mangiare da qualcuno, ma quando vado il figlio arriva in ritardo, l'altro c'ha la palestra, parte prima, l'altro c'ha non so che cosa, deve andare, poi magari cose sante. Però attenzione, in nome di questo non c'è più un luogo in cui ci si esercita ad ascoltarci, ad amarci, a essere qualcuno che vive con un altro. E questo, direi, è un imbarbarimento, ma quando dico imbarbarimento io non dico mai i barbari, I barbari erano meglio, la barbarie era nell'impero romano decadente, non nei barbari che arrivavano, eventualmente le orde di Tamerlano, ma poi i barbari sono stati quelli da cui veniamo noi, siamo mica figli di romani. Poi noi in questa Padania dovremmo ricordarci, siamo tutti figli dei Longobardi, dei Visigoti, degli Unni, di romano non ce n'è più neanche uno, e i greci li abbiamo mai visti. Quindi noi siamo quello, però io credo, attenzione, ci sono certe cose che dobbiamo fare gli sforzi per attuarle, invece oggi sono le scuse a fin di bene. Adesso vi faccio sorridere, ogni tanto arrivano, voi sapete, nelle comunità monastiche, e arrivano dei pii, uomini, mariti, o pie donne, mogli, vengono a fare gli esercizi, a fare un ritiro, e poi chiedono il colloquio, e quello è il colloquio che sento io, ma sentono anche i miei fratelli e le mie sorelle. Una vita, il lunedì sera sono con gli handicappati, il martedì animo la quinta età, il giovedì il catechismo, il venerdì c'è un'altra cosa in parrocchia. Queste persone, io li ascolto e poi mi dicono: ma con mio marito non va bene. Ma dico, prima di tutto chiedetevi se questo non lo fate per non stare col marito o con la moglie che sta a casa. Seconda cosa, è vero, seconda cosa, quale esercizio per fare qualcosa insieme potersi riconoscere?
Io preferirei meno zelo parrocchiale e più umanità nei colloqui, perché vedete, altrimenti anche nel cristianesimo, io dico sempre, oggi la carità è presbite, soffre di malattia di presbite, si ama chi è lontano, chi è vicino, niente, non si sa che esiste. Allora, su queste cose noi dobbiamo reagire, io non dico tanto, ma ci deve essere una regola, come dicevi tu, in una famiglia, che ci siano alcune occasioni precise in cui, volente o no, ci si sforza tutti, figli, mariti, moglie, di essere insieme a tavola, di dire quel giorno lì assolutamente si sta insieme, ma proprio per non cedere alla barbarie, altrimenti noi non ce ne accorgiamo, ma si diventa estranei gli uni agli altri. L'estraneità non nasce dall'odio, l'odio si innesta quando una persona è estranea. Il primo movimento cosa facciamo? Noi, chi è vicino, cominciamo a tenerlo più lontano, ad avere meno assiduità con lui. Meno assidui siamo, meno lo conosciamo, meno lo tolleriamo. Meno lo tolleriamo, più è facile che lui ci presenti una faccia antipatica. Ma quando la faccia è antipatica, la faccia facilmente ci diventa nemica. E una volta che è nemica, desta l'aggressività, la non sopportazione fino alla violenza. I passi si fanno così. Dobbiamo smetterla di pensare che la violenza nasce perché abbiamo un impeto. No, la violenza nasce perché creiamo un humus dentro di noi in cui l'altro non lo riconosciamo più. E quando all'interno di quella che è la realtà dell'amore, marito e moglie, compagni, l'amore, la vicenda dell'amore, si comincia a stare lontani gli uni gli altri, a non avere più legami, a trovarci meno, ma non ci può essere una storia d'amore insieme. Però noi abbiamo perso la grammatica, l'alfabeto. Pensiamo una sola cosa, noi uomini siamo capaci di riconoscere che, ad esempio, nell'antropologia, a differenza delle donne, c'è molto più bisogno di presenza che non di altre cose. La donna, per avere un rapporto, per fare una storia di amore, chiede che noi siamo presenti. La gente, molto semplice, aveva un proverbio quando era piccolo. Diceva, per noi donne vale lontano dagli occhi e lontano dal cuore, vi ricordate? È una verità sacrosanta che vale un po' per tutti, ma che noi dovremmo imparare, per custodire gli affetti, custodire gli amori, capire anche la differenza tra uomo e donna. Abbiamo bisogno di andare incontro e di non metterci su strade di antagonismo, aiutandoci l'un l'altro, venendoci incontro l'un l'altro, vedendo che le attese sono diverse. Certo, un uomo con ogni probabilità, quando mantiene la famiglia, fa tutto per la famiglia, gli sembra di aver fatto tutto. Ma per una donna non basta questo, ha bisogno della presenza, ha bisogno di condividere, che l'uomo condivida con lei. Queste grammatiche elementari di sapienza sono venute meno, o vengono meno sempre di più. Io credo che di lì nasca la difficoltà ormai all'appartenenza, al sentirci insieme, e a rispondere invece alle dittature delle emozioni, del mi sento, del fare ciò che voglio, purché non sia illegale. E poi, attenzione, quando si comincia a dire purché non sia illegale, sapete qual è l'altro passo, lo conoscete? Beh, se è illegale, purché gli altri non lo scoprano. Questo è il vero passaggio che ormai tutti noi facciamo, anche nei comportamenti individuali siamo portati così, che gli altri non lo scoprano, ma finché non lo scoprano, finché non c'è la vergogna, finché non c'è il danno,
E allora noi teniamo anche degli atteggiamenti illegali, se il danno è per gli altri non è per noi. Quello che ci ferma ormai è solo più lo scandalo. E anche questo esercizio nei nostri giorni allo scandalo in tutte le maniere è un segno, sapete, dovrebbe rivelarci almeno che ormai il limite non è più posto dall'etica, dal fare una cosa perché è bene o perché è male, ma se gli altri la scoprono allora non ci conviene, e se non la scoprono invece cerchiamo di tutto di fare quel che ci torna comodo e di utile a ciascuno di noi. Riallacciandomi a quanto dicevi, magari ci fermasse lo scandalo, mi sembra che non ci fermi più. Guarda, non ci ferma più quando si hanno tutti i poteri per far passare lo scandalo come una falsità. Ma chi non ha i poteri per far passare lo scandalo come falsità, ci resta dentro e basta. Ti faccio una domanda, sempre restando su questo argomento, ti faccio una domanda rivolta più ancora che al cristiano, proprio al cattolico. Non ho mai sentito dire così frequentemente e da pulpiti tanto diversi la frase «siamo tutti peccatori, come negli ultimi tempi», con un'intenzione precisa, no? Che è invitare a non giudicare perché, per dirla nel modo più nobile, se vuoi, siamo tutti peccatori, per dirla nel modo più volgare, abbiamo tutti scheletri negli armadi e ognuno ha qualcosa da nascondere. E, ecco, questo uso, secondo me, così ma peggio che ambiguo. Così è proprio un falso ideologico. Questo dire, siccome siamo tutti peccatori, l'esercizio del giudizio, l'esercizio dell'etica in fondo vanno molto ridimensionati. Siccome poi ci si confessa con tre Pater Ave Gloria, si sistema tutto. Unito a questo, la parola, non ho mai sentito così spesso la parola puritani. Come se ci fossero da un lato i cattolici, diciamo il pensiero, la cultura cattolica che capisce l'uomo nel profondo, che capisce il peccato, che lo perdona, che non si accampa, che non si arroga il diritto di giudicare gli altri, mentre invece i terribili puritani, poi c'è anche una variante che non c'entra niente, che è giacobini, ma insomma i giacobini non erano puritani e i puritani non erano giacobini, ma insomma. Invece fanno questo terribile errore che è giudicare, mentre non si deve giudicare. Ma davvero essere cattolici vuol dire che, siccome siamo tutti peccatori, non si deve giudicare? No, ah. Perché se tu mi dimostri, mi convinci che solo Dio ci può giudicare, la partita per me è già chiusa, capisci? Esco di qua e comincio a fare una dozzina di rapine in banca, tanto siccome mi può giudicare solo Dio, nel frattempo mi diverto un sacco. No, io credo che questa situazione sia una situazione, ecco, di quelle paradossali in cui la confusione dei linguaggi direi serve semplicemente per far prevalere gli interessi. Qual è la posizione cristiana? La posizione cristiana è molto semplice. Innanzitutto bisogna avere la grande capacità di discernere il male. E una volta che il male viene visto, deve essere assolutamente condannato e con molta chiarezza. Tutta la storia, direi, dei credenti mostra questo. Nell'Antico Testamento i profeti, sapete,
perché sono stati tutti uccisi? Voi sapete che la tradizione dice che sono stati tutti uccisi i profeti, e Gesù l'ha detto, tutto il sangue dei profeti, ma semplicemente perché i profeti stigmatizzavano situazioni di ingiustizia, di oppressione, di peccato. Ho scritto su Famiglia Cristiana qualche tempo fa, di fronte proprio a una domanda di questo tipo, perché in quei giorni alcuni cattolici, e sono anche una lobby ben presente oggi all'interno della Chiesa e certamente con un potere che non è piccolo, i quali dicevano: ma alla fin fine quello che uno commette nella vita privata non ha nessun rilievo, l'importante è che uno pubblicamente dica di volere, o addirittura, se al potere, legiferi secondo quello che è il cristianesimo. Poi nella vita privata può fare tutto quel che vuole. Io feci notare con molta, molta semplicità, un po' ingenua, che il Vangelo, al cuore del Vangelo, conoscete tutti, il più grande tra i nati di donna, Giovanni il Battista, gli fu tagliata la testa semplicemente perché diceva Erode che non era lecito il suo comportamento che lui aveva sessuale e che questo offese talmente una ragazza che chiese la testa, e allora lui fu martirizzato per quella ragazza invitata a corte nel palazzo del re. Una sola però era... Era bravissima. Comunque, e il Vangelo si legge, si commenta, quindi non c'era altro commento da fare. Ora il discorso credo debba essere fatto molto serio, e dire che alcuni sono moralisti, dire che sono giacobini, è veramente qualcosa che significa strumentalizzazione anche della morale cristiana. La morale cristiana è una morale molto esigente. Eventualmente io vi dico la verità, ciò che mi rincresce, l'ho detto pubblicamente, lo dico anche stasera, è che le autorità della Chiesa, che sovente sono così esigenti eticamente in materia sessuale, dimentichino facilmente che la condivisione dei beni è un dovere quanto la fedeltà matrimoniale per un cristiano, e che non si può eventualmente non dare la comunione a quelli che hanno una strada interrotta d'amore. Voi sapete che ad esempio quelli che sono divorziati non hanno questo accesso. Io capisco che c'è una parola di Gesù, quindi al di là della misericordia, credo che la Chiesa fa bene a ricordare l'esigenza di Gesù, ma Gesù ha anche detto che chi non condivide i beni col suo fratello è in uno stato di peccato alla stessa maniera. Chi accumula i beni per sé e non li condivide, non sa condividerli con gli altri che sono nel bisogno e hanno fame, è peccatore quanto un adultero, sapete, non sono peccati minori. Quindi questo a me rincresce quando la Chiesa usa eventualmente una situazione di rigore su certi peccati, la materia sessuale, e su tutto il resto invece non mi sembra che in questo senso ci sia davvero una fedeltà al Vangelo. Quindi se rigore c'è, ci sia su tutte le esigenze dette dal Vangelo, primo. Secondo. È vero, ed è scandaloso anche per me, per tutti, che Gesù ha sempre stigmatizzato il male, ma di fronte al peccatore Gesù non ha mai dato castighi e punizioni. Questo io capisco che è scandaloso. Nel Vangelo quella donna presa in flagrante adulterio, messa in mezzo, avete presente... E voi lo sapete, quel brano di Vangelo era talmente, talmente scandaloso che la Chiesa, fino al IV secolo, l'ha fatto oscillare come foglietto, non lo metteva nel Vangelo.
Negli antichi codici lo trovate alcune volte nel Vangelo di Luca, alcune volte un foglietto a parte, alcune volte nel Vangelo di Giovanni. E solo al IV secolo ha detto questo è Vangelo ed è parola di Dio. Perché che Gesù a una donna colta in flagrante adulterio finisse per dire «Donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannato, neanch'io ti condanno». A questo no, perché la Chiesa vorrebbe che almeno Gesù gli avesse detto «Donna, hai capito che l'hai fatta grossa? Hai capito il delitto che hai fatto tuo marito? Sei pentita? Mi prometti di non farlo più?» Forse non avrebbe detto «Tre paterave gloria». E poi gli avrebbe detto, invece no, il Vangelo dice nessuno, neanche io ti condanno. Questo è il Vangelo, scandaloso. Quindi è vero che noi ci arrestiamo di fronte al peccatore e non lo condanniamo Michele, ma in questo senso, che io non posso dire a una persona, qualunque sia, questo è un lussurioso. Io devo dire quel che è la lussuria e devo dirlo chiaramente per il Vangelo e per l'umanizzazione e devo denunciarla. Poi, certamente, se sono reati c'è la legge. Se è un comportamento che è solo per il Vangelo, che è contraddittorio, è questo se la vedrà lui con Dio. Ma io non posso cambiare e dire la lussuria non è lussuria, il comportamento privato è qualcosa che va bene lo stesso. No, è un comportamento pessimo, è un comportamento non umano, è un comportamento non cristiano, ma non per questo io a quel punto quella persona la condanno, mi capisci? In questo senso, e anche qui si sono perse le coordinate, quando io sulla stampa ho scritto quell'articolo sulla lussuria, che tra l'altro è un capitolo di un mio libro che uscirà fra un mese e mezzo, dalla San Paolo, sui 7 peccati capitali. Quel capitolo l'avevo scritto esattamente 2 anni fa e pubblicato con delle varianti sulla stampa. Questo è quello che dice un cristiano sulla lussuria. Non mi sentirei mai di dire a una persona tu sei un lussurioso. Questo è molto difficile. Se lui ha violato la legge, assolutamente la legge è uguale per tutti, ma se sono comportamenti solo anticristiani e non contro la legge, guai se io da cristiano lo condannassi, perché a quel punto lì vorrei che la legge della Chiesa diventi diritto e legge dello Stato, sarebbe la teocrazia, sarebbe la fine davvero della libertà, della laicità, della democrazia. E non dimenticate, la Chiesa questo l'ha fatto finché ha potuto, fino a un secolo fa. Per fortuna ci siamo liberati e oggi sappiamo che i peccati non sono delitti contro la legge. Alcune volte coincidono uccidere l'altro, lo sfruttamento minorile, la prostituzione, certo, sono peccati e sono reati. Se non vado a messa la domenica, quello è un peccato, ma non è un reato. Se io mi separo da mia moglie, è un grave peccato secondo il Vangelo, ma non è un delitto secondo la legge che mi permette la separazione, mi permette il divorzio. Se l'aborto in certe condizioni resta peccato per la Chiesa, per lo Stato che ha dovuto legiferare per il bene maggiore possibile, che poi qualche volta è il bene minore, allora è reato a certe condizioni e non a altre. Noi dobbiamo distinguere le due cose. I peccati non coincidono con i reati, ma attenzione, quando c'è di mezzo la persona, un grande rispetto sempre per la persona. Se sono reati, la legge va applicata alla persona come per tutti, come per tutti. E la legge ha il diritto di dire a uno questo è un assassino. Il cristiano dice questo è un assassino, la legge l'ha condannato, ma non dirà mai tu perché hai ammazzato vai all'inferno. Non lo so. Chi lo sa perché ha ammazzato, perché è arrivato a quelle condizioni?
che cosa ha significato per lui, quale pentimento ha. Voi lo sapete, la Chiesa non è mai... La Chiesa che fa i santi attualmente ne fa sovente, avete presente? Ne fa. Ha mai potuto dire che Giuda è all'inferno. E non lo dice, perché la Chiesa non sa chi va all'inferno e se qualcuno va. Mentre ha la pretesa di dire, so che ci sono delle persone che vanno in cielo e li faccio santi. Almeno la Chiesa Cattolica ha questa pretesa. Ma è lì allora la differenza. Quindi non condannare i comportamenti, guai, perché allora davvero è confondere la tenebra con la luce, è che il male allora non lo si discerne più. Ma una volta anche che si è giudicato il male, aver sempre rispetto, anche guardate per il malfattore peggiore, anche l'assassino. Io dico sempre, anche l'assassino ha diritto alla dignità di uomo, ha diritto ad essere rispettato, e siamo giunti tutti, una delle cose più belle che è giunta alla nostra società occidentale, che neanche possiamo dare a una persona la pena di morte, perché in realtà è una persona, non abbiamo il diritto della pena di morte, e il diritto è elaborato neanche l'ergastolo, cioè neanche il carcere fino alla fine, perché un uomo, per male che abbia fatto, certamente va fermato, gli si deve impedire di fare il male, ma punito no. La punizione non fa parte più del diritto delle società democratiche avanzate. È correttivo il carcere, non è più una punizione. E se non avessimo questa visione, è un'altra maniera di far regnare la barbarie. Ma non confondiamo il bene col male. Non finiamo per dire siamo tutti lo stesso. Tutti siamo peccatori, quindi ognuno faccia quel che vuole. Questo è diabolico, non cristiano. Come teologo ti interesserà forse sapere come risolve la questione del male e dell'inferno Woody Allen. E in uno dei film più belli, che si chiama Harry a pezzi, immagina, insomma, in un sogno, immagina una sua discesa all'inferno, che è un inferno molto canonico, cioè ci sono le fiamme, vapore di zolfo, luogo molto caldo e tenebroso, però non trova nessuno, solo un omino dall'aria del tutto anonima, un signore anziano con la giacca e la cravatta, e sbigottito dice: ma qui c'è solo lei, ma perché lei è all'inferno? E il signore risponde: sono l'inventore degli infissi in alluminio anodizzato. Ecco, diciamo, Woody Allen risolve così la questione del male. Mi rendo conto che un umorista può imboccare delle scorciatoie, però volevo dirtela perché mi aveva fatto molto ridere. E a proposito di quello che hai appena detto, volevo leggerti, anche se immagino che tu abbia già... Tu, ecco, dopo che scrivi, leggi? Dopo che hai pubblicato il libro, rileggi mai? Qualche volta mi capita per dovere. Per dire, ieri sera sono andato a cercare nel mio libro La differenza cristiana se c'era una frase che mi ha attribuito un giornalista noto che non mi ama molto, dove ho visto, perché la frase era un po' impossibile, ma ho detto magari ci sarà stato un refuso, non lo so. E poi ho ripassato dall'inizio alla fine La differenza cristiana tra le 10 e le 11:30 di sera, quindi ho riletto un libretto piccolo, il mio. Non c'era, per poi mandare subito velocemente un'email e dire che se la trova ero pronto a confessare che ero in uno stato di confusione mentale. Siccome costui si firmava col nome
un credente devoto, ho concluso dicendo spero che sia più credente e meno devoto come richiede il Vangelo, ma quella frase io non l'ho mai detta, ecco, è un caso, ma altrimenti non rileggo le mie cose. Ti rileggo io un breve brano, perché riguarda quello che hai appena detto. Il capitolo che mi ha più colpito, diciamo che mi è più piaciuto, è quello sui tuoi tre amici d'infanzia. E uno di questi, Nanni, fa una brutta fine, nel senso che finisce in prigione, e Enzo Bianchi racconta così il suo atteggiamento nei confronti di questa sorte. Dopo aver lasciato il paese non rividi più Nanni. Molto più tardi seppi che era finito in prigione in seguito a una rapina. Chissà perché lo fece, chissà chi lo trascinò in una vicenda che la sua bontà avrà di certo condannato. Andai a trovarlo in carcere ad Alessandria, era invecchiato, gli erano rimasti pochi denti, ma sapeva ancora ridere come quando era ragazzo. Parlammo solo del nostro passato, non gli chiesi nulla del perché era finito lì. Chiesi invece a me stesso perché lui era in prigione e io no. Me lo chiedo ancora oggi, perché sono convinto che Nanni non fosse più cattivo di me. La gente dice, era destino. A me resta la domanda, perché? E mi ritrovo talora a pensare ancora a lui, anche se ora è già morto. Lo rivedo che sorride, quel sorriso incantato con cui raccontava i suoi sogni. Ormai anziano, devo confessare che ho vissuto una differenza con alcuni miei compagni di infanzia. Ho avuto la grazia di trovare chi credeva in me, mentre crescendo ho constatato che non c'era nessuno che credeva nei miei amici. È una pagina bellissima. Mi ha fatto riflettere come genitore, perché in questo corpo a corpo faticosissimo che si ha con i figli, l'unico vero sospetto, ogni tanto mi viene il sospetto, ed è un sospetto di persone ormai in età, insomma, bisognerebbe ogni tanto rimettere in regola le cose, bisognerebbe rimettere in riga, insomma, diciamo, metto sotto accusa una mia mancata severità o una mia mancata autorità, e credo che questo sia un problema del quale potremo discutere a lungo, ahimè non destituito di un suo fondamento, sicuramente siamo stati una generazione non dispensatrice di molte regole. Però il dubbio vero è avere fallito in questo, cioè o rischiare di fallire in questo, cioè di non riuscire da genitore a trasmettere al figlio la sensazione che si crede in lui. Mi ha veramente ferito quasi quella frase, l'idea che questo tuo amico sia finito in galera perché nessuno aveva creduto in lui, intanto perché l'avverto come profondamente vera, è un po' una rivelazione, insomma, è come se ci fosse un guizzo nel fondo del mio cervello che mi dice è così che ci si danna, è così che ci si perde, perché non hai la fortuna di incontrare nessuno che ti dia questo piccolo viatico umano, no? Che ti dica io credo in te, tu non so cosa combinerai, ma certamente combinerai qualcosa, e lo combinerai perché sì, perché ci credo, perché, ecco. E, niente, quindi mi hai fatto sentire abbastanza in colpa come genitore, perché credo che pochi genitori riescano a dare ai figli pazienza se non si danno le regole, alla fine. Amen. È meno grave. È sbagliato non dare regole, però è meno grave che non dare, posso dire banalmente, amore poi alla fine. Forse è questo che è la parola che semplifica un po' il discorso. E quindi mi ha fatto molto pensare il capitolo di Nanni. Visto che stiamo andando poi verso il finale, però, finiscono anche le conversazioni, mi hai messo un altro dubbio che forse è meno sostanziale, ma c'è, quindi me lo tengo dentro. Io sono fautore assoluto della cremazione, almeno per me stesso, però tu scrivi sui morti, stavo strappando il microfono, chiedo perdono al tecnico, tu scrivi sui morti una cosa profondamente vera alla quale non avevo pensato, brevissima.
Oggi con la pratica della cremazione e la successiva dispersione delle ceneri nei fiumi, nei laghi, nei mari, tra i boschi, si crede di rendere omaggio alla natura e di immettere i resti del defunto in una comunione cosmica. Ma in realtà li si estromette ancora di più dal nostro mondo. Chi muore non è più nel tempo, non appartiene più al tempo, ma grazie alla sepoltura permane un luogo che consente di dire «è là». Maledizione, speravo di risparmiare almeno i soldi della tomba, e invece no, mi hai messo un piccolo dubbio, perché effettivamente, vabbè, e quindi mi hai messo in crisi come padre, ma mi hai messo in crisi anche come defunto, in modo del tutto precoce, e ecco. Beh, io vi devo dire una cosa, perché... questo mio libro vuole essere davvero un libro di gratitudine a quelli che sono stati per me i miei maestri, che non sono grandi personalità, ma io ho perso mia madre 8 anni, e mia madre però da quando sono nato praticamente è sempre stata tra la vita e la morte, era malata di cuore, il parto da cui sono nato, insomma, l'ha devastata a tal punto che io la ricordo più seduta sulle sedie con le labbra viola, tutte le notti con questo incubo che lei poteva non arrivare al mattino, finché poi è morta, io avevo 8 anni. Però in quella condizione due donne si sono prese particolarmente cura di me. E una di queste due donne era la maestra del paese, non sposata, sola, che viveva con l'altra donna che era la postina. E certamente questa donna aveva per me... un'attenzione particolare. Io devo molto a lei, perché a 6 anni mi ha insegnato il latino, per cui io a 8 anni sapevo benissimo il latino, ben presto mi ha insegnato francese, insomma, poi tante cose che mi ha reso possibili che io, figlio di poveri in un piccolo paese di 700 persone del Monferrato, non avrei mai potuto. Ebbene, lei a un certo punto, quando si fece l'anno scolastico, dopo un mese o che, mise davanti alcune persone, quelle che in qualche misura, insomma, in quel mese si vedevano, imparavano poco. E poi io non osavo mica chiedere, era la maestra. E lei mi disse subito dopo: tu ti stupirai, perché certamente sei bravo, perché non stai nei primi banchi come fanno tutte le maestre, che nei primi banchi, voi vi ricordate, allora i miei tempi mettevano i più bravi, non c'era la possibilità di scegliersi i banchi. Dice: ma se io mettessi te e non mettessi questi che vengono dalle frazioni e che sono i più duri e non sanno neanche parlare l'italiano, significherebbe che io mostro di non credere in loro. Mettendoli nei primi banchi io mostro che sono i più testoni, i più difficili, ma che io credo in loro. E quindi li aiuto ad essere attenti, li sorveglio che sono nei primi banchi, vedo quando esitano a scrivere, li aiuto. Tu invece, che sei bravo, puoi stare nell'ultimo banco. Fu una grande lezione per me. Capii che era importante credere e che era importante che qualcuno credesse. E poi la mia vita, devo dire, pur con tante contraddizioni, ma io ho sempre avuto qualcuno che credeva in me, ho anche avuto qualcuno che addirittura non credeva in me né in quel che facevo, fino eventualmente ad arrivare, tra virgolette, a tutto quel che poteva per arrestarmi sulla mia via. Questo lo si sa, il vescovo di Biella, quando io iniziai quest'opera, diede l'interdetto addirittura al posto.
una cosa terribile, perché diceva che non era possibile che vivessero insieme cattolici e protestanti, quindi ci vietò addirittura di fare la liturgia. E noi per 2 anni dovemmo andare a messa la domenica in paese perché non era possibile da noi nessuna liturgia. Quindi non è che ho avuto, però ho avuto sommamente persone che credevano in me. E quando mi sono interrogato, ad esempio, su Nanni, una famiglia di 7 persone, figlio del falegname, ma un falegname che allora in un paesino significava nulla, non pensate che facessero i mobili, sapete i falegnami cosa facevano allora, e figlio del sacrestano, lui era sacrestano oltre che falegname, il che significa pigliare 5 lire alla settimana, 7 figli. Sono cresciuti, Nanni certamente era un sognatore, racconto che un giorno scappò con degli zingari montenegrini, di quelli che battevano il rame, se ne andò nella speranza, poi l'han beccato i carabinieri, l'han portato nel paese, la brutta figura, lui che scendeva dalla camionetta dei carabinieri, siamo stati portati tutti sulla piazza a vedere, vedi chi scappa da casa, che fine fa, i carabinieri lo riportano. Non lo dimenticherò mai questo, perché qualche volta la tentazione di scappare di casa l'ho avuto anch'io e la paura dei carabinieri mi hanno fatto stare a casa. Di quella scena, ecco, io credo che una persona che non ha avuto chi crede in lui, poi ha fatto una rapina a mano armata ad Alessandria, è andato in carcere, adesso 2 anni fa è morto, era buono, ma nessuno credeva in lui. E io ho l'impressione, spero che mi capiate, se torno all'oggi, ma la situazione che a me oggi spaventa è proprio la mancanza di fede, cioè questa incapacità che abbiamo assunto a non credere. Chi mi conosce sa che quando sento alcuni che si lamentano oggi non si crede più in Dio, non ho difficoltà a dar ragione, però mi fa sorridere. E io mi dico, ma come si potrebbe credere in un Dio che nessuno ha mai visto e che nessuno vede, e se poi non sappiamo credere gli uni agli altri che vediamo e che sono i nostri fratelli reali? Cioè a me fa ridere quando alcuni si lamentano che non si crede più in Dio, mi sembrano tonti. Dico, ma com'è possibile credere oggi in Dio quando non c'è più la capacità di credere un altro? Perché oggi la situazione è che noi non crediamo più agli altri. E se non crediamo più agli altri, ma come possiamo credere in Dio? Di nuovo ricorro a una grammatica elementare. Se un ragazzo e una ragazza vogliono fare insieme una storia d'amore, guardate che ciò che è essenziale perché fiorisca l'amore è che uno creda nell'altro. Tanto vero che una volta l'anello che veniva dato quando si iniziava sto cammino, lo sapete tutti, era l'anello del fidanzamento. Fidanzamento, credere. Che cos'è il fidanzamento? Io dico, io credo in te, l'altro dice che crede in me. E questa si chiamava la fede, ma non aveva nulla di religione, non c'entrava Dio. C'entrava semplicemente che con questo si diceva io credo nell'altro, l'altro crede in me. Oggi noi non abbiamo più il coraggio di credere nell'altro. Anche i legami sono diventati fragili perché non c'è il coraggio. E molte persone che si mettono insieme e non arrivano all'esito di una vita, attenzione, quando dico matrimoniale non intendo col sacramento cattolico, intendo a una storia d'amore seria, perché non hanno più il coraggio di credere l'un nell'altro. Tanto vero che oggi, io che sono un monaco, quando 2 mi dicono ci sposiamo, sapete qual è la prima tentazione di dire dentro di me? Boh, fin quando durerà. E questo mi sembra davvero un imbarbarimento. Per cui che manchi la fede in Dio
Dio la vuole la fede in lui, ma se c'è la fede nostra tra noi uomini, lui non vuole che crediamo in lui e che ci sentiamo esenti dal credere gli uni gli altri. Ma noi oggi non crediamo più in un partner nell'amore, crediamo su condizione. Fin quando dura, finché me la sento, la dittatura dei sentimenti e delle emozioni, e se poi non la sento più, addio. Questo mi impedisce di credere in un altro, qualunque esso sia, prima cosa. Non credo più negli altri come orizzonte comunitario di società per una società comune. E questo è drammatico, discorso che vi facevo prima. Ciò che a me fa davvero tristezza anche in questo centenario, io non sono per i centenari dell'Unità d'Italia, ma ciò che mi fa più tristezza è che non abbiamo più il senso di una collettività, di una communitas, in cui nella communitas io sono debitore verso gli altri innanzitutto e c'è una corresponsabilità per il domani. Questo mi fa paura, perché mi domando i giovani, se non c'è questa corresponsabilità, se non c'è questo orizzonte comune, che cosa gli lasciamo? Come faranno, con che fatica, perché io credo nell'uomo e credo davvero, Michele, che anche i tuoi figli, gli altri, bisogna aver fede, perché gli uomini a volte arrivano a questi momenti in cui si va a fondo, ma quando si va a fondo, prima o poi si scoprono le fondamenta, e scoperte le fondamenta ci si alza di nuovo. Io non sono convinto che precipitiamo costantemente. Sono convinto che adesso non abbiamo toccato ancora il fondo, ci vuole ancora qualche mesetto. Poi penso che perché l'umanità riesce a difendersi, perché l'umanità è abitata comunque da speranza e la speranza vince sulla disperazione, l'amore vince sull'odio, altrimenti non saremmo giunti con tanti millenni alle spalle in cui comunque un progresso, una crescita, un'umanizzazione c'è stata. Se non fosse così, noi saremmo ancora all'età della pietra o avremmo regredito fino a quel punto. Invece dobbiamo ammettere che una umanizzazione c'è stata. Il vero problema è noi cosa dobbiamo fare per umanizzarci ancora e per far sì che le nuove generazioni entrino in questa umanizzazione, perché noi gli abbiamo lasciato un'eredità umanizzata e non invece gli abbiamo lasciato un'eredità triste o addirittura avvelenata. La mia paura è questa e bisogna avere speranza. Ecco perché qualcuno ha capito bene, l'hanno detto, devo dire, 2 anni fa, verso il mio eremo, c'è una strada. Io amo tantissimo i tigli e l'odore di tiglio a maggio verso sera quando viene su e riempie le narici mi dà una gioia che sto anche un'ora così dalle 8 quando ormai le sere si fanno lunghe. Non leggo neanche, sto fuori dal mio eremo e mi sento ste vampate di tiglio. E ho detto, mettiamo un viale di tiglio. Mi hanno detto, ma fai i calcoli, tu non lo vedi mica. E perché devo mettere i tigli con me? E i tigli li metto per abbellire la terra e per quelli che ci saranno dopo. Saranno loro che li godranno, se non li godo io. Ma ci vuole questa speranza che siamo un insieme, che siamo un'umanità, che abbiamo bisogno gli uni degli altri. La mia più grande speranza è che domani quelli che adesso hanno 20 anni abbiano davvero un domani migliore, abbiano una terra più abitabile, facciano una vita più bella della mia. Io lo spero. Mi rincresce di non aver figli, sono un monaco, quindi questo lo spero un po' in generale. Se avessi dei figli, carne della mia carne, certamente con ogni probabilità avrei dei sentimenti molto più forti e il prezzo con ogni probabilità del celibato, se prima magari il grande prezzo è l'astensione sessuale, dai 40 in poi, che non si ha figli ci si sente un po' sterili,
è un peso da portare, ma io mi auguro che le nuove generazioni abbiano una terra più abitabile. E di lì è facile passare al discorso della cremazione. Io credo che la cremazione per molti è necessaria, perché con i grandi agglomerati noi non abbiamo forse più posto per i cimiteri. Questo io lo capisco anche se io preferisco che mi mettano sottoterra. Adesso, lo dico stasera, abbiamo ottenuto a Bose da un mese di avere finalmente il nostro cimitero. Quindi un cimitero assolato, perché non voglio andare in un luogo umido, assolato, dove c'è il sole dal mattino alla sera e in mezzo al bosco. Noi andremo nella terra, purtroppo useranno la cassa e io non amo, vorrei andare come in un lenzuolo sottoterra, sarebbe meglio, ma lì la legge, noi stiamo alla legge. Però capisco anche la cremazione. Quello che mi dà noia, almeno per la nostra cultura occidentale, io sono un figlio di Erasmo, è che si disperdano le ceneri. Lo capisco, in India, nei fiumi lo fanno. Però nella nostra mentalità, in cui proprio l'Occidente è quello che ha partorito l'idea della persona, in Oriente indubbiamente non c'è, è un'altra cosa, lo sapete, culture, attenzione, raffinatissime, a cui va il nostro rispetto, ma non c'è il concetto della persona. Per loro tutto è in un'altra dimensione, ma noi abbiamo questo concetto. Noi abbiamo sempre bisogno di dire sono qui, e tu dove sei? La grande domanda che la Bibbia fa dall'inizio alla fine è: uomo, dove sei? Sapete, la prima domanda, la prima volta che Dio ha parlato, Adamo, Adamo dove sei? Ed è una cosa che abbiamo dentro. Allora, l'avere un posto in cui una volta voglio portare un fiore, una volta voglio portare un cero, una volta voglio semplicemente pensare chi ho amato, a me sembra molto importante. Dicevo già oggi con Michele, voi sapete che ormai ovunque dismettono le chiese, perché le chiese sono vuote, mantenerle impossibile, sovente finiscono per pigliarli i vari enti locali in cui fanno delle operazioni, la trasformano chi in cinema. Tutto possibile, sono luoghi che servono per la cultura, quindi non li condanno. Ma perché in città dove sono tantissime le chiese, adibirne alcune in cui si mettono semplicemente delle piccole urne con le ceneri, in modo che in quella chiesa, sulle varie pareti, con degli architetti che possono fare delle cose belle, ci sia la disposizione di urne? In una chiesa ne stanno 5.000, 6.000, e il pensare che uno possa dire è là, là c'è la cenere, c'è qualcosa di chi ho amato, mi sembra che sia umano e sia meglio. Sentirlo disperso, l'impressione che è una maniera di dimenticarlo. Là ci sarà sempre questo, questa cenere, questo residuo, è di qualcuno che è nato il, morto il, e aveva questo nome. È come farlo risorgere, attenzione, non nel senso della fede, ma è come tener viva la memoria. Noi abbiamo bisogno di questo. Io lo dico nel libro, una delle cose che sento di fare ogni tanto, io ho avuto molti amici nella vita, alcuni li ho amati profondamente, sono morti, altri sono ancora vivi. Quando li voglio ricordare, a volte solo in cella, vi assicuro, ma cosa c'è di più bello fuori dalla cella in queste lunghe serate? Due dita di Barolo Chinato, due dita di Porto un bicchiere, e poi faccio il nome e brindo a quell'amico che magari è morto.
Ma per me è come renderlo vivo, è come dirgli: guarda, tu non ci sei più, non sei più qui, ma ci sei, bevo a te come abbiamo bevuto prima, ti amo come allora, viviamo insieme ancora. Certo, è ricordo, è affetto, ma noi uomini cosa siamo di più? Cosa siamo di più? Nella fede questo avrà una continuità, uno sbocco, ma per intanto, con la fede o senza la fede, due dita di Barolo chinato o due dita di Porto ve li consiglio. Credo che questo dialogo sia stato molto molto interessante e credo lo si possa chiaramente capire dall'applauso. Adesso, come è stato annunciato, ringraziando anticipatamente naturalmente chi ha voluto essere qui, Enzo e Michele, che hanno dato un grande aiuto a questa serata, che hanno reso possibile questo dialogo estremamente interessante. Come abbiamo detto, se ci sono domande, poche, tenuto conto dell'ora, prego. Dunque, io partirei da un ricordo che non so se è vero. Però sentendo Serra che accennava a quella scritta, conosci te stesso, nel Tempio di Delfi, mi è venuto in mente che forse o in quel Tempio o in un altro Tempio i greci, i saggi, avevano scritto un'altra cosa: la maggior parte degli uomini è cattiva. Però non ricordo esattamente dove. Credo che sia vera però la cosa. Cioè questo aspetto che lei ha sottolineato, no? Credo che vada dritto a quel problema lì. Non è il problema dell'uomo cattivo, buono, eccetera. È che la maggior parte degli uomini è cattiva. Cioè ci sono anche quelli che non lo sono, e forse su quelli noi facciamo leva per nutrire la nostra speranza, credo, ma vorrei sentire lei poi su questo punto. La seconda cosa, rapidissimo, cerco di essere veloce. Mi sono sentito naturalmente partecipe delle cose che lei ha detto, soprattutto in riferimento al vento che ci aveva investiti tutti negli anni 60. Io sto parlando, allora ero cattolico, e, diciamo, ero anche un militante cattolico per certi versi, e ci aveva investiti tutti. C'era una speranza. Credo che quella speranza lì ha poi nutrito quell'esplosione incredibile che c'è stata nel 68, che è stata un'esplosione di che poi non era solo in Italia naturalmente, era stata in tutto il mondo, quindi c'era stato qualcosa che andava al di là dei territori, delle differenze, delle identità. Come mai questa cosa qui? Io, qual è il ruolo della Chiesa, quella ufficiale, diciamo, quella gerarchica, e qual è il ruolo di Papa Wojtyła in questo soffocamento di quella sensazione, di quelle speranze? E chiudo con un'ultima osservazione. Sono contento che ci sia qualcuno che vuole essere sotterrato con tutto il corpo, perché tra 2-3 milioni di anni
i paleontologi potranno trovare qualche ossicino per dire qualcosa su di noi. Sì. Ecco, lascerei prima se ci sono domande, perché considerazioni altrimenti si fa. Prego. Allora, premetto che non sono credente, quindi forse è un discorso da incompetente, perché non ho mai approfondito i temi, proprio, diciamo, per un rifiuto così esistenziale. Per cui mi viene da fare un confronto tra una serata che ho vissuto ieri sera con grande partecipazione, e perché ho assistito a una conferenza per me molto emozionante del fratello di Paolo Borsellino, che ha raccontato in maniera molto molto vivace, come se la cosa fosse successa il giorno prima, tutto quello che aveva fatto il fratello, come era morto, cosa hanno fatto dopo loro, quanto lui, adesso mi facevo riferimento a quello che lui diceva, che nelle famiglie diciamo che c'è un po' di distacco tra i figli e i genitori. Ebbene, questo genitore, Paolo Borsellino, lui diciamo che in casa era veramente poco, perché era molto occupato con il suo lavoro, a cui dava tutto se stesso. E allora mi è venuta voglia di fare un confronto tra un'esperienza di questo tipo, che forse è nella realtà, e dall'alto della mia ignoranza, della mia incompetenza, cosa vuole dire adesso, nel 2011, un'esperienza di tipo monastico. Io sono stata a Bose, sono stata, purtroppo ho una grande memoria, per cui mi ricordo che era il 25 aprile del 1972. Ho avuto, allora forse ero ancora un po' alla ricerca di qualcosa, è stata una bella giornata, ho assistito anche a una scena un po' comica di due suore che sono arrivate lì in una 8:50. Signora, solo per il tempo dovrebbe arrivare. La sua vita è interessante, però capisco. Va bene, allora mi chiedo appunto che senso ancora rispetto a tutto quello che succede del mondo e di cui lei mi sembra molto informato, che senso ha una vita monastica rispetto a quello che ormai tutti noi viviamo? Grazie. Ci sono altre domande? Allora lascerei la parola a Enzo, grazie. Allora è vero che non su templi, da quello che mi risulta, ma più volte nella letteratura greca, ma non solo in quella greca, anche in quella ebraica dell'Antico Testamento, anche in quella romana, c'è questo pensiero che la maggior parte degli uomini è cattiva e malvagia. Sono queste affermazioni, diciamo così, che nascono da una certa visione che gli uomini arrivano ad avere guardando la propria vita e cogliendo come gli altri uomini sono stati, per un giudizio che si dà, più cattivi di se stessi. Ognuno di noi rischia solo questo facendo un'affermazione di questo genere. La maggior parte degli uomini sono cattivi, ma io non faccio parte della maggior parte. Sapete, il rischio è grosso quello. È la stessa cosa per cui, non so se avete mai sentito, molti cattolici, i più duri,
si arrabbiano quando si parla dell'inferno e dicono no, l'inferno c'è e i cattivi vanno. Solo gli dite, ma tu pensi di andarci? Ah no, l'inferno non c'è per me. Allora sono quelle affermazioni che van prese come una lettura, ma van prese con sapienza. Indubbiamente la nostra vita è dura per tutti. La vita degli uomini è dura. È faticoso vivere. È un mestiere vivere. E io sono convinto che pochi arrivano anche a vivere contenti. Io che ascolto molto le persone, perché devo dire più che parlare ascolto, in quanto quanti vengono da noi a Bose semplicemente poi per dire loro, non pensate che vengano a chiederci che noi parliamo loro, vengono a chiedere di essere ascoltati, forse in una situazione in cui oggi c'è più nessuno che ascolta. E qui rispondo alla signora, i monaci servono a questo, un posto in cui si va e c'è qualcuno che ascolta, ciò che è difficile nell'epoca moderna, contemporanea. Ma sento e capisco seguendo, la vita è dura. Io ho iniziato la settimana con una donna che è venuta vicino a Ivrea, la quale poverina c'ha una figlia già malata, handicappata, a 13 anni, adesso a questa figlia gli è sopravvenuto anche un diabete di tipo 1. Deve fargli 3 iniezioni al giorno, questa è handicappata, ma cosa volete? Suo marito l'ha lasciata da 3 mesi. Ah, povera donna, ma come posso dirgli che la vita è bella e che la vita... No, è poverina, è in una situazione difficile, terribile, triste, perché pertanto le ami sta figlia e pertanto le dica questa figlia la amo, è per me una gioia. Ma sapete, una figlia handicappata in cui sopravviene ancora un diabete di tipo 1 con 3 iniezioni al giorno, gli deve 3-4 volte vedere la glicemia, poi in realtà questa si alza e si balza al di là di quel che mangia date le condizioni. Una vita dura. In una vita così si rischia anche di essere cattivi, di diventare cattivi. E io sovente la cattiveria l'ho vista più frutto dell'ignoranza, più frutto di una situazione di vita talmente contraddetta, in una vita in cui nessuno ha avuto davvero un altro che l'ha guardato con un occhio buono. Nel libro precedente, Il pane di ieri, io dicevo che i grandi maestri, ma lo ripeto, per me, sono stati 3 girovaghi. Non pensate che io faccio letteratura. Tra l'altro io ho mai pensato di scrivere libri fino a 15 anni fa e poi sono usciti semplicemente perché erano cose che dicevo. Ma sono stati 3 mendicanti, che... Uno è il sediaio, sapete quelli che passano in bicicletta, passavano a impagliare le sedie, il quale si fermava d'inverno con la neve o qui, si fermava 2-3 mesi a Bose. Stava lì con noi, ma mi ha dato... Era un uomo straordinario, certo con una vita dura. L'altro, che è stato 10 anni con noi... Mureten era uno che è stato in orfanotrofio a Milano fino a 13 anni, poi è uscito dall'orfanotrofio, mai saputo chi era sua madre e chi era suo padre. Uscito dall'orfanotrofio ha cominciato a fare il mendicante, è andato anche in Francia, ovunque, è arrivato a 50 anni così, una persona intelligente. Una notte dei ragazzi, certamente o di Ivrea o di Biella, che avevano visto un film in cui si dava fuoco a un mendicante, l'hanno trovato per strada sopra di noi, vicino a Bose, gli hanno gettato della benzina e gli hanno dato fuoco. Lui urlando è arrivato in comunità. Abbiamo portato all'ospedale di Ivrea, ha fatto 3 mesi all'ospedale con le ustioni, poi alla fine gli abbiamo detto, se andavamo a trovarlo, venga da noi a fare la convalescenza. Quest'uomo è un mendicante. A un certo punto ha detto, ma io se posso sto con voi. Gli abbiamo fatto una cella.
era felice di avere finalmente una stanza sua, lucidava il pavimento, che io ho mai visto un pavimento lucido così. Mangiava con noi, ha sempre mangiato a tavola accanto a me, un mendicante. Una volta alla settimana andava in paese a Magnano, si ubriacava, poi aveva vergogna a tornare, qualche volta lo portavano quelli di Magnano, qualche volta rasente i muri, arrivava in comunità, andava alla stanza a dormire. Ma guardate, è stato un grande maestro per me. Però io ho visto in lui che man mano che ha avuto una vita in cui gli altri semplicemente credevano in lui, avere una stanza, avere qualcosa, l'hanno sempre fatto diventare più buono e più umano. Perché la cosa bella nella vita è quando noi, stando vicino ad altri, gli altri ci dicono: ma sono diventato più buono grazie a voi. E io devo dire, quelli che ho amato, li ho amato perché grazie a loro sono diventato più buono. È la cosa più bella dell'amore. Ci sarà anche il piacere nell'amore, non dico mica, ma la cosa più bella è dire dopo 3 anni di una vicenda, di un amore: ma dai, che sono più buono adesso a forza di vivere con te. Questa è una strada. Questa è una strada per cui può darsi che gli uomini ci appaiono e la maggior parte sia cattiva, però pigliamoli sempre uno a uno guardandoli in faccia. Poi alcune volte scopriamo la cattiveria, non sono uno che è illuso, qualche volta scopriamo, lo dico nel libro, la più grande esperienza amara della mia vita, e sono contento che Dio me l'ha data quando ormai ero vecchio ed ero in discesa, è stata l'esperienza della falsità. Ecco, persone per me che dicono la falsità, ma non stanno né in cielo né in terra, anche perché sono cresciuto che mio padre mi diceva: guarda, hai sempre un'occasione al giorno almeno per non essere un vigliacco, e hai 1000 occasioni per dire la verità. È vero, tutto questo non è facile, non è facile. Però pigliamo gli uomini uno per uno e guardandoli in faccia. Poi i giudizi sommari dobbiamo anche farli, però non sono la verità ultima. È l'incontro faccia a faccia che ci cambia. E sovente con le persone da cui ci aspettiamo nulla, permettetemi di dire, come un mendicante. Eppure io devo dire che lui, Andrea della Serra, questo sediaio, sono state le persone da cui ho imparato più che da molti prelati. Sulla stagione del vento conciliare, lo so bene, noi ci abbiamo creduto, ci abbiamo partecipato, non è facile. Credo che la mia generazione di cattolici è una generazione molto frustrata, con ogni probabilità è più frustrata di quelli che avevano un'ideologia, perché quelli che avevano un'ideologia, sì, sono frustrati, ma non è scossa la loro fede. Invece a noi qualche volta è scossa la loro fede, perché ci diciamo: ma se il Vangelo proprio non è vivibile, se la Chiesa proprio appare che è così incapace a essere evangelica, noi abbiamo sognato una Chiesa povera, abbiamo sognato una Chiesa secondo il Vangelo, allora qualche volta ci viene anche il dubbio di dire: ma val proprio la pena perseguire questa strada? Il 68, io credo che il 68 purtroppo non siamo in grado di giudicarlo, ci sono troppe letture interessate oggi, i protagonisti o i nemici sono ancora sulla scena, quindi è l'occasione. Io credo, la mia esperienza del 68, per cui dico che comunque è una benedizione, è che il 68 ha dato la parola. Poi ci sono state molte derive, molte cose negli anni successivi, c'erano molte ingenuità, ma io ringrazio il 68 perché ha dato la parola. E io vorrei che quelli che la mia età si ricordassero che prima, nella società come nella Chiesa, qualunque uomo o qualunque donna avesse parlato non veniva contestato per quel che diceva, ma la domanda era:
ma chi sei tu per dire questo? Chi sei tu per fare questa domanda? Non dimenticatelo questo, perché io più volte ho subito questo. Ma chi sei tu per porre questa domanda? Il 68 ha dato diritto di parola. Questa resta la cosa più bella. Poi ci sono state tante cose, ci sono state derive che conosciamo bene negli anni 70, però cerchiamo di vedere ciò che c'era di positivo. Ed è quello del diritto alla parola. Quello c'è stato e io credo che sia importante. Oggi la Chiesa è in situazione in affanno, ormai c'è chi lavora nella Chiesa contro il vento conciliare, contro lo spirito del concilio, questo lo vedete ovunque, c'è chi lavora, è inutile starlo lì a negare, non so chi vincerà la battaglia, perché dei giorni sembrerebbe che addirittura prevalga la forza di quelli che sono contro il concilio e che vorrebbero una vittoria del tradizionalismo al quale il Concilio ha cercato di dare semplicemente un aggiornamento. Io nel mio libro dico una frase un po' negativa, ve la ripeto, pensateci bene, ve la consegno alla fine di questa cosa. Quando ero giovane, scrivo nel libro, ho cercato di cambiare il mondo e la Chiesa. Faccio silenzio perché ve la imprimiate. Adesso continuo a sperare che il mondo e la Chiesa cambino, ma la novità è che lotto perché il mondo e la Chiesa non cambino me. Questa è la verità. Bene. Brevemente, vorrei solo, ringraziando ancora e prima magari di due parole di conclusione, vorrei solo ricordare, abbiamo annunciato prima che ci saranno i colloqui al Forte di Bari il 21 e il 22 maggio e che avranno un tema su cui inviterei poi a, oltre a adesso proiettata una piccola clip che dirà di quelli che partecipano, vorrei brevemente che Enzo, approfittandone ancora, potesse dire due parole. Il tema è molto impegnativo ed è l'altro, quindi chiederei ancora alla gentilezza di Enzo di dire due cose su questo tema che è sicuramente di grande impatto. No, voi tutti conoscete questa iniziativa dovuta al Forte di Bard, dovuta certamente alla possibilità che viene data dal Presidente della Regione di questi colloqui che vogliono essere dei colloqui che aiutino l'umanizzazione, né più né meno, di tutti. E allora all'interno di questo colloquio si è affrontato il tema della cura di sé e quest'anno abbiamo voluto esattamente fare il tema simmetrico, l'altro, gli altri. Quindi si tratta di declinare l'altro a tutti i livelli, di capire che la nostra società è una società plurale, è una società in cui dobbiamo ormai essere esperti di differenza, di alterità, di pluralità. L'umanizzazione passa attraverso questo. Non siamo più una società con una cultura. Una volta c'era una cultura in cui praticamente l'Occidente, l'Italia, il cattolicesimo erano un'unità. Adesso invece noi abbiamo differenza di religioni. Pensate, quando ero piccolo io, sapete come si chiamavano gli altri? Gli infedeli. Vi ricordate quando cantavamo che Dio mandasse qualcuno evangelizzare gli infedeli? Era l'inno in chiesa. Io mi ricordo che durante l'università per cercare un ortodosso bisognava andare col lanternino tra gli studenti greci per trovarne uno. Sapete che gli ortodossi in Italia sono 500.000? 500.000 e solo rumeni. E di quelli dichiarati,
E poi abbiamo gli orientali, quindi c'è una pluralità di religioni, ma non solo. Abbiamo una pluralità anche di etiche, non c'è più solo l'etica cristiana. Ci sono anche tante etiche laiche, oltre le etiche e le spiritualità delle altre religioni. Il mondo è davvero nuovo. La mia generazione è passata da una situazione a un'altra inedita e impensabile. Abbiamo paura, pensate alla paura che ci ispirano gli stranieri e che va presa sul serio, ma non va aumentata, non va gonfiata, non va strumentalizzata a fini politici. Le paure vanno assunte con la razionalità, vanno governate, dominate, perché possano essere trascese e portarci a una situazione in cui meglio si sta insieme nella diversità, non per negare la diversità. Allora questi colloqui del Forte di Bar col tema dell'alterità affronteranno l'alterità, certamente dovuta alla presenza di culture diverse, lingue diverse, etnie diverse, ma la diversità delle etiche. Siamo differenti, ci vuole un nuovo atteggiamento per fare un cammino di umanizzazione vera, in cui noi dobbiamo essere, ripeto, esperti di differenza, di alterità e di pluralità. E i colloqui che hanno avuto già grande successo, ma quest'anno credo con questa presenza osta anche nell'intenzione per venire più a contatto con la città ed essere più a disposizione di quanti possono partecipare più facilmente qui, piuttosto quel forte ha il significato. E noi speriamo che voi comprendiate che questi temi riguardano tutti il nostro quotidiano, non sono temi di un'elite intellettuale o temi che riguardano cose teoriche. Quindi credo di poter concludere ringraziando a nome vostro Michele Serra e Enzo Bianchi per aver saputo da un libro trarre e darci degli spunti che sicuramente saranno momenti di riflessione anche impegnativi. Credo che questo libro va letto e riletto perché effettivamente merita tanta meditazione. Grazie ancora a voi e buona serata. E grazie ancora a Michele Serra. No, grazie a tutti.